Buongiorno e bentornati alle inchieste di Macete. Oggi siamo di fronte alla piscina Bianchi e ricordiamo comunque che nonostante tutti i soldi spesi ci sono ancora dei problemi di manutenzione e questa situazione... Guardi, buongiorno, sono il sindaco Roberto di Piazza, qua nessun problema di manutenzione, tutto bellissimo qua, anche se ci sono delle cose ancora in costruzione come per esempio questa scultura che un giorno sarà un ippopotamo, adesso devono fare ancora la testa e dopo sarà tutto... Questo è il cool. Andiamo dall'altra parte per favore, se poi... Ok. Buongiorno e bentornati all'inchiesta di Macete. Siamo qua col sindaco che ci ha raggiunto. Altro, sì, bellissimo. Insomma, dicevo questa cosa bellissima della piscina Bianchi, che non è vero che sono dei tocchi che casca mai successo, e finiamolo con queste cose che buttano fuori quelli della stampa e pochettino così è interessante. Ecco, per esempio qui vediamo un ippopotamo che rappresenta la pazienza del cittadino triestino che aspetta che le opere vengano fatte. Dopo arriva il sindaco Berto di Piazza, questo qui fate nelle attese, se proprio l'ippopotamo con le orchite, che avrà una balla sola ma è grande. Pensavo che rappresentassi la terra, però vabbè, insomma, no, non essere, però effettivamente rappresenti la terra. Vediamo che rappresenta la terra. Comunque, anche perché io l'unico animale, i due animali che ho visto che ha una balia grande come in giro, gli alcolisti e stercorario. A proposito di stercorario, ecco, io stercorario ho avuto veramente quando che avevo i supermercati e lavoravo in supermercato ore su ore, di notte e di giorno, quelli era un stercorario. Tornando all'argomento principale, ovvero la manutenzione della piscina Bianchi. Ecco, per questo motivo io volevo dire, no, per quanto riguarda l'ippopotamo, la volevo dire lei. Per quanto riguarda l'ippopotamo, non tutti sanno che questa, io guardavo i documentari e Piero e Angela, Piero e Angela guardavano i documentari e insomma e praticamente non tutti sa che sta bestia l'ippopotamo è praticamente lui che la prima notte di nozze con sua moglie va a dormire sull'ippotalamo, che se l'ippotalamo, sì. Adesso mi sono interessato a questa roba degli ippopotami, ma tornando all'argomento principale, ovvero la piscina, ecco, guarda, adesso te lo guardi, se vedi che sta cercando di nasarte, perché lui senti un odor forte e cerca di nasarte, che in gergo questa cosa e degli esperti la chiama l'ippo tenusa, no? Perché tenusa proprio l'ippo. Ecco, bellissimo. Sempre parlando dello stato attuale della piscina che Bianchi, poi quel film bellissimo che era quel film con Bud Spencer e Terence Hill, che era bellissimo, che era quella cosa sempre dell'ippopotamo, che era questa grande magazzino di animali erotici, esotici. Che dopo bisognava anche segnarli là, no? Che era quel film che bisognava, tac, io stocco gli ippopotami, no? Che era bellissimo. Le inchieste di Macete finiscono di nuovo qui. Fermo per sempre, mi firmo una carta. Vabbè, adesso che devo firmare sta carta.